Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di martedì 15 novembre 2022. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, un uomo che per oltre un'ora ha tentato di introdursi a Villa Fiore ad Agordo, tentativo senza successo nonostante le diverse azioni messe in atto per cercare di forzare parte e porte e finestre dell'edificio. Il malvivente si è introdotto nel giardino della struttura scavalcando la recinzione. Attorno alle 2 del mattino, dopo una serie di tentativi andati a vuoto, ha abbandonato il luogo. Il tutto è stato registrato dalla videocamera che controlla l'area. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri di Agordo e del comando di Belluno, individuate anche diverse impronte digitali. È di 2 donne ferite, di cui una gravemente, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina lungo la statale 51 bis tra Domeggio e Lozzo di Cadore. Tra le auto coinvolte nello scontro, sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i sanitari che hanno trasportato in ospedale le 2 donne. Incidente a 3 anche a Belluno ieri mattina in via Ugo Neri. In questo caso il bilancio è di un infortunio lieve per uno degli automobilisti coinvolti. Danni ingenti a uno dei veicoli entrati in collisione. Fortunatamente nessun ferito invece dal masso che ieri mattina è caduto sulla strada regionale 638 di Passo Fedaia a Roccapietole. Necessario l'intervento di Veneto Strade e dei vigili del fuoco di Caprile per la rimozione della roccia dalla carreggiata e ripristino della viabilità. Veniamo ora ai dati sulla pandemia in provincia di Belluno. Resta ancora significativa la circolazione virale, anche se con chiari segni di rallentamento. L'incidenza settimanale, spiega l'US numero 1 Dolomiti, si attesta su valori prossimi a 400 casi ogni 100.000 abitanti, 1.375 gli attualmente positivi. Sul fronte dei ricoveri sono attualmente in cura negli ospedali del territorio 68 pazienti Covid, 59 in area non critica, di cui 36 per ragioni non direttamente collegate al virus, 8 in ospedale di comunità, 1 in terapia intensiva. Da registrare anche il decesso di un uomo di 79 anni mancato lo scorso 10 novembre. 8 cuccioli di pitbull annegati nel Cordevole. La scoperta è stata fatta da alcune persone in passeggiata lungo la vecchia strada che da Voscana di San Tommaso si dirige verso Alleghe. Allertati i carabinieri di Caprile giunti sul posto per verificare l'accaduto. E infine lo sport, calcio, gesto di fair play da parte della Dinamo Vellaia Lievi. Domenica, nella partita di campionato provinciale Under 17, la formazione feltrina è volontariamente scesa in campo con 9 giocatori per garantire la parità numerica con gli avversari del San Pietro, giunti all'impegno in deficit di ragazzi da schierare. Nello sport, il commento dell'allenatore della Dinamo, Paolo Urban, il rispetto viene prima del risultato e questo è un punto su cui ci siamo trovati subito tutti d'accordo. Con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.